Eccoci qui, scusate ma non avevo resistito e avevo cominciato a parlare con il nostro ospite. Vi do il benvenuto allora a Medicina 3D. Questa sera parleremo di un argomento scottante, sì perché ormai basta con questi tabù, quindi parleremo di disturbi e problemi sessuali però in ambito medico-scientifico, perché ormai sappiamo tutti la comunicazione in una coppia è importante, l'uomo e la donna se hanno dei problemi sessuali devono parlarne tra di loro, affrontarli e decidere di andare da uno specialista. Quindi noi questa sera, dopo varie ricerche, abbiamo deciso di invitare quello che secondo noi è uno degli urologi e andrologi più qualificati, quello che riesce a mettere a proprio agio i suoi pazienti fin dalla prima visita. E poi, grazie all'uso di tecnologie, dei social, di tutti i mezzi di comunicazione più tecnologici che esistono adesso, mantiene un rapporto molto vivo con i suoi pazienti. Insomma, bando alle ciance, questa sera abbiamo con noi il dottor Andrea Militello. Buonasera, Buonasera dottore. Grazie per l'invito. Come va? Si sente a suo agio? Benissimo. Siamo riusciti benissimo. anche con questa scenografia rossa. A potrei rendere... prenderlo come studio per lavorarci. Bene, Perfetto. bene, siamo, no. quindi siamo riusciti anche noi a metterla a proprio agio. So molto molto a mio agio. Benissimo. Allora, dottore, iniziamo subito diciamo, dicendo che ovviamente prima di tutto vorrei cominciare a togliere le formalità, se, se è d'accordo? Quindi. Le do del tu? Sì, 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 il tu. Così che almeno... Permette di parlare visto... meglio, di comunicare con più libertà. Esatto, visto Fa che piacere. parliamo anche di cose intime. Entrare così. un po' in, in intimità culturale. <ride> esatto, sono anche più a mio agio. Perché questa sera appunto eh, farò, anche se sono, non sono un maschietto, però farò diciamo un po' il suo paziente. <ride> le vado bene? Sono dovuto fare il ginecologo, <ride> quindi mi è andata bene comunque. <ride> <ride> allora, prima di tutto diciamo che un qualsiasi paziente prima di andare da uno specialista, ovviamente va alla ricerca di recensioni o comunque di andare ad informarsi da chi va. Eh sì, beh, oggigiorno l'uso ormai del, del web e de, di Google è, è, è abitudine di tutti noi, no? Sì, Sia esatto. nella medicina che in altri campi, certo. E quindi abbiamo deciso: io faccio finta di essere appunto il suo paziente. E vado a digitare mm. su Google. Vediamo un po', vado a scrivere, bravo, vediamo un po' cosa esce, bravo andrologo Roma. Speriamo bene. Speriamo bene, vediamo un po'. Allora, eccolo qua, compare subito, uno dei primi, insomma, dottor Andrea Militello, andrologo, urologo mm -hmm. Roma, addirittura con 55, 55 recensioni e 4,9 stelline. Allora, andiamo a vedere cosa ci dicono. Ah, questo è il suo studio studio di Viale Libia, sì. uno dei suoi vari studi, sì, perché ne ha sì. più di uno, mi sembra. Sì, giusto? a Viterbo e poi Rieti e l'Aquila con meno assiduità, però, sicuramente Roma e Viterbo sono i principali. Benissimo, quindi 4,9 stelline. Qua dicono addirittura tempestivo nelle risposte alle mie domande anche di domenica. Non si riposa mai. Beh, vabbè, la domenica mattina, diciamo adesso ecco come i social, no? Quindi non c'è l'obbligo della risposta al telefono, però con i mezzi telefonici, si con riesce, le mail è sempre raggiungibile. Si può riuscire a comunicare, insomma. Ok come, perfetto. Certamente. E queste, insomma, sono varie recensioni. Ah, qua poi vediamo vari siti mm. internet in cui compare. Il primo, sì. ovviamente, immagino sia il suo sito internet. Sì, questo è, uno, è il mio primo sito, devo dire la verità, un po' onestamente. Un po' artigianale perché fu inizialmente fatto da me stesso, no? sotto la posizione Quindi. della struttura, intendo dire. Eh? E però è il sito a cui sono affezionato, dove chiaramente ho riversato molti contenuti. E' anche vincitore premio sì, Wars 2014. Sì, sì. Di vedo. questo sono orgoglioso eh, perché beh, fu inaspettato, e fui nominato e poi vinsi, è una cosa di cui vado orgoglioso. Bene, poi abbiamo. Quest'altro sito I Doctor, I Doctor è un portale, però devo dire dove sono indicati i vari studi ci infatti. Ci sono gli studi, ci sono anche altri specialisti, chiaramente non solo. E qua io. abbiamo il suo curriculum anche. Qui c'è un curriculum. E... Quindi vedo appunto specializzazione con lode in urologia, perfezionamento in ecografia urologica, urologica. Quindi fa anche ecografia. Io e sono lei... ecografista della scuola medica, della scuola italiana di ecografia, dedicato però essenzialmente alla componente uroandrologica. Penso ognuno debba fare il suo lavoro, no? Però sì, sì, sono. Bene, bene. E qui ovviamente c'è tutta le sue speciali sì, vabbè, specialità, vabbè. quindi se, se io paziente voglio informarmi, qua trovo tutto. Sì, sì. E poi mi hanno detto anche che se digito sul portale eh, Amazon mi hanno detto che sì. è anche scritto dei libri. C'è qualche, sì, sì, qualche libro che ho scritto su argomenti più diffusi, insomma. Mi un non attimo, so se i sì, sì, dovrebbero esserci dedicati. Allora, ha vediamo un po'. Precoce, ah, ecco qui. E, beh, il primo è una copertina un po' sì. offensiva, <ride> ma devo dire che non l'ho fatta io. Io inizio dal secondo. Libro, Igiene intima maschile, intima, eiaculazione intima, l'eiaculazione precoce, la prostatite e varicocere. Questi sono miei. Il primo è un omonimo, ma devo essere sincero, ah, non okay. mi prendo i miei. Questi quattro sono miei. Piccole pubblicazioni. Benissimo, bene. Allora, direi che mi ha convinto dopo <ride> aver letto tutte queste cose, quindi decido di prendere un appuntamento. A questo punto alzo il telefono, chiamo sì. e vengo da lei. Posso decidere a quale studio andare in base anche sì, a... Io quindi a studio in io ho, diale... come dicevo, i vari studi, poi ho un servizio di segreteria attiva, non dico 24 ore, ma sicuramente almeno 14 ore al giorno, con tre segretarie, per cui comunque chiamando anche sul mio telefonino ci può essere una deviazione sulla segreteria e gli studi sono quelli che dicevamo, insomma. Okay. Che abbiamo detto prima è che comunque si trovano facilmente no, sul web. È inutile elencarli. No, infatti si trovano facilmente sì. e potete trovarli benissimo sul web. A questo punto direi di passare quindi al capitolo: Uno, Delle... diciamo, entr entriamo nel vivo del, della trasmissione, facciamo finta di essere alla prima visita. Mm -hmm. Vengo da lei e poi mi tolgo una curiosità poi, più che altro: come mai le donne? Devono andare dal ginecologo a 14 anni, mentre l'uomo ha sempre paura di andare dall'urologo e aspetta magari 50, 60 anni e aspetta magari di avere patologie gravi che poi magari è difficile da curare. È un fatto, un problema di cultura nostra. Tutti noi maschietti difficilmente facciamo una visita preventiva, la facciamo solo quando c'è necessità. L'andrologo è visto con poca simpatia, mentre la donna ha la cultura eh, per tutto il suo percorso: da, dalle. Dal primi anni alla gravidanza, l'uomo in effetti giunge alla visita solamente, raramente, la visita preventiva, che infatti mi stupisce, più delle volte quando c'è un problema, eh, quindi... chiaramente l'andrologia è una branca, l'urologia ne è un'altra e quando ci sono problemi urologici spesso sono anche tardivi e difficili da poi recuperare. Esatto, sarebbe opportuno quindi, invidiamo eh, ad andare a fare delle visite sì, con degli step no? la visita andrologica intorno all'età dei 14-16 anni se non prima e poi una visita invece urologica almeno dai 45 anni in poi eh, sì. Sì, fondamentale direi sì, sì. quindi allora diciamo di lanciare il capitolo della disfunzione rettile mm. vedevo dal questo questo sito internet che abbiamo trovato mm. che dice appunto che 3 milioni di italiani soffrono sì. di disfunzione rettile. Sì, sì, no, no, è, un è forse anche qualcosa in più perché chiaramente non sempre viene dichiarato, no? E, mh, è una cifra sempre più alta legata chiaramente a varie problematiche che poi forse avremo modo di sviluppare nella, nel nostro percorso e abbraccia varietà. Dal giovane, dove chiaramente più è più presente una componente psicogena, psicologica che poi si può amplificare, per arrivare poi all'età intermedia, dell'uomo intorno ai 50 anni, dove possono subentrare anche problematiche di tipo ormonale o tipo vascolare, e abbracciando chiaramente in maniera più eh, pressante le categorie a rischio, il fumatore, il diabetico, il soggetto iperteso non controllato, chiaramente può sviluppare la disfunzione erettile perché il, il, i corpi cavernosi del pene sono un po' la spia del sistema vascolare. E È quindi come, come si diagnostica una disfunzione erettile? Beh, la disfunzione erettile richiede, ecco, prima un approccio, dicevamo, di darci del tu, insomma, quindi anche col paziente un attimino, entrare un po' nella sua, non voglio dire psicologia, però capire le motivazioni che possono aver sviluppato una... una disfunzione elettile perché come dicevo spesso c'è la componente psicogena. L'andrologo chiaramente ha il compito però di verificare se ci sono cause organiche in questo meccanismo. Quindi la diagnostica si avvale essenzialmente della ricerca di eventuali alterazioni dell'equilibrio ormonale perché diciamo non l'erezione in sé per sé ma la libido e Posso dire lo stimolo sessuale che talvolta tende a subirsi a ridursi è legato chiaramente alla presenza di alcuni ormoni: il testosterone totale libero o di antagonisti di questi ormoni, il cortisolo, che è un ormone da stress, la prolattina, il 17 bed-estradilo, quindi e altri. Qui il primo passo è verificare Capire che ci sia. Mi si sono sia capitati problema. ragazzi con la prolattina alta che quindi non avevano bisogno di pasticchette o di ausili medici, ma dovevano, con un endocrinologo, ridurre il tasso della prolattina, certo. per dirne una. Quindi e... non sempre è un problema legato Non al... sempre, ecco, dobbiamo pensare subito al componente psicologico vascolari. Chiaramente la componente vascolare va studiata. E un esame principe in questi casi è l'ecocolordoppler, così chiamato dei corpi cavernosi basale e dinamico, in cui si va a studiare il flusso, di questo però ne, parleremo, ne, parleremo ne parleremo dopo ne parleremo nella componente dopo. diagnostica. Ne parleremo ne assolutamente dopo. Assolutamente sì. E come a questo punto, se il problema è quindi urologico, come si, come si cura? Ci sono cure oggigiorno, sia di tipo medico, che anche poi svilupperemo, presumo, verso la fine della puntata, che si avvalgono chiaramente dell'uso di farmaci e molecole che permettono di migliorare la base di dilatazione spesso hanno un duplice scopo sia l'aiuto fisico sia anche un miglioramento della. ecco qui dottore scusi c'è ah, arrivato sì. un messaggio un messaggio da luca che luca. ci dice che mentre ha un rapporto non riesce a mantenere l'erezione e questo gli provoca ovviamente disagio disagio con la compagna luca però di anni che non ho visto 20, 22 anni 20, eccolo qua eh beh, eh. appunto è importante l'età no perché se la dottore sono luca e ho 72 anni <ride> Come posso risolvere? Il Luca 72 anni doveva fare appunto gli esami vascolari e capire se c'era una componente organica. Il Luca di 22 anni, siccome mi dice che non riesco a mantenere, probabilmente riesce a raggiungerla e poi però la perde o prima o durante la penetrazione. Questo spesso è indice di una componente psicogena Psicologica. sviluppata per motivi X che poi si vanno a indagare. E quindi, come posso risolvere? Innanzitutto, capire. Da dove forse è partito il disagio, e spesso con dei piccoli aiuti, anche non per forza strettamente chimici, talvolta c'è un recupero, come dicevo, di quella grossa componente che è l'autostima. Sicuramente. E quindi individuare il perché sia successo, ma un ragazzo di questa età molto probabilmente ha una componente più psicogena che non organica. Bene, bene. Allora, diciamo che ovviamente poi ogni caso è a sé, appunto. Quindi Assolutamente, invidiamo... se si standardizza è finita, perché eh, poi esatto. diventa. Quindi invidiamo i più. nostri. Amici da casa, se avete problemi del genere, ovviamente devi andare dal, dallo specialista perché chi è meglio di lui può darvi la giusta cura, diciamo. Beh, diciamo sì, l'automedicazione oggi giorno si può fare, no? Però è sempre bene, appunto, come dicevi tu, ogni caso è a sé e non sempre la soluzione è uguale per tutti nel, nel modo di impostarla, nella posologia. Quindi è giusto parlare, secondo me, con chi si occupa esatto. del problema. A questo punto, io passerei al prossimo capitolo. E lancio il jingle del capitolo eiaculazione precoce. Eccoci qui, allora Andrea, parliamo quindi di eiaculazione precoce. Ma questo problema esiste perché effettivamente c'è una durata standard? Questo è un problema grosso, grosso, frequentissimo, parlare di statistiche. Questo, è sito, questo sito per esempio sono dice che minuti. la durata normale è 7 minuti. Ma guarda, eh, sui numeri ci si può parlare a lungo. Io direi che l'eiaculazione è precoce quando non è soddisfacente per la coppia. <ride> Quindi è chiaro che ci sono anche dei tempi, no? perché poi bisogna avere delle linee guida e dei riferimenti. Al contrario, la, più che la normalità si dice che è è precoce quando il tempo di permanenza in vagina è inferiore ai 2 minuti cioè entro i due minuti di rapporto c'è cioè l'eiaculazione, si può parlare di eiaculazione precoce. Quindi l'importante è la qualità, non la eh, quantità sì, diciamo, di sì, tempo. Questo anche come si dice spesso, però chiaramente è un disagio, no? un disagio per si, la coppia, è un disagio eh. per la persona, sotto varie sfaccettature, sia il giovane sia l'uomo sposato che magari trova nella coppia la serenità, poi sai come può succedere, c'è il divorzio, si inizia una nuova storia e quindi il problema ritorna nuovamente. E, mh, anche in questo caso, come avevamo detto prima per la disfunzione rettile le componenti sono tante, sia di natura strettamente psicogena, sono le forme così lifelong che ci portiamo dall'inizio della nostra attività sessuale che non ti nascondo spesso devono vedere anche l'intervento di un sessuologo clinico, quindi di una figura che abbia anche una grossa competenza di tipo psicologico. Per il mio lavoro per l'andrologo, invece, spesso ci sono delle componenti organiche che chiaramente vanno individuate e che possono essere comunque contenute e migliorare i tempi di eoculazione. Certo, e quindi quando, quali, possono, ah, quali possono essere le, le cause, oltre a quelle psicologiche? Le cause organiche essenzialmente possono essere di natura strettamente anatomica. Quindi, proprio a livello: ecco perché è fondamentale anche la visita: a livello anatomico, un frenulo breve, una fimosi del prepuzio, possono creare una ipereccitabilità a livello arrivato un è arrivato domanda. un messaggino. Allora, messaggino. vediamo un po'. Questa volta abbiamo Marco che dice che non riesce più a fare l'amore perché è convinto che la durata del rapporto non soddisfi la moglie e quindi chiede come posso fare, non so come dirglielo. Guarda, mh... Come vedi ogni argomento però io lo posso interpretare diversamente perché qui parliamo di un uomo che a un certo punto è convinto che la sua durata non sia più soddisfacente, quindi sembra di una persona che fino a un certo punto ha avuto un, un timing normale e poi improvvisamente è subentrato questo problema. Per l'urologo e per l'andrologo potrebbe essere benissimo in un uomo adulto la comparsa di un fatto infiammatorio, di una prostatite mm. che può manifestarsi inizialmente in questo modo, quindi come vedi sono varie sfaccettature. Certo. Non so se dirlo, è quello chiaramente spesso poi nella coppia, ma più che dirlo, tanto sai, nella coppia ci si accorge dei cambiamenti della tempistica, no? Perché poi magari potrebbe. Lui dice, ad esempio, sono convinto che non soddisfi, Però che, magari che soddisfi è solamente mia moglie. Un... spesso sì, possono essere anche dei condizionamenti mentali. mentali magari alla moglie va bene, ma non, è lui ma che si crea Infatti a me il non problema. ti nascondo, capitano talvolta coppie in cui la moglie si ritiene soddisfatta della prestazione, ma l'uomo anche, però devo dirti la verità, ci sono talvolta perché non, bisogna sempre andare in un'unica direzione, in cui ci sono donne o mogli che pressano l'uomo sotto determinati argomenti, creando, non volendo, una risposta contraria. Perché se l'uomo è messo un pochettino sotto pressione sulle prestazioni regulatorie, sulle prestazioni erettili, può creare delle componenti ansiogene, liberare il cortisolo e l'adrenalina che chiudono i corpi cavernosi attivano il sistema nervoso parasimpatico che dà l'evoluzione precoce. Quindi il rapporto di coppia, la di coppia è fondamentale. è fondamentale. Però comunque se esistono appunto questi tipi di problemi, problemi si può andare ganci, dallo specialista. Appunto. Come ti dicevo, esatto, cioè, lo specialista su questo deve giustamente essere presente, non è per tutelare la mia professione ma perché le sue accettature sono tante. Anche perché poi è lo specialista che deve giudicare se è un problema o il problema. Dobbiamo capire il problema insieme al paziente e iniziare a cercare di curarlo. Tra le cause psicogene, che io nominerò spesso in questi argomenti, e le componenti organiche degli organi genitali, non nascondo che su questo argomento ha grossa importanza la serotonina, conosciuta anche come ormone del benessere. Mm. È un neurotrasmettitore, che però non è dosabile nel sangue, che è responsabile dei tempi eculatori. Chi di noi ne ha di meno e iacula prima? Ed ecco che ci sono oggigiorno anche dei farmaci chiamiamoli serotoninergici che possono aumentare la serotonina e allungare i tempi agulatori. Per certo. cui ecco è importante capire insieme al paziente da dove parte il problema, che magari c'è una cura a portata di mano. Esatto, infatti, quindi eh, abbiamo detto che può essere mh, determinata quindi questa patolo patologia, eh, una patologia. Sì, questa discomfort, chiamiamola, so, disfunzione, perché comunque è un, per il paziente è un peso, no? Non è proprio una malattia, però comunque... Un disturbo. È un disturbo, un disturbo. Un disturbo lo sicuramente. Eh, eh, in questi casi ti fai aiutare, consigli quindi al paziente di andare anche da uno, da uno psicologo, se serve? Aiutare da... Se mm. serve, e, ripeto, sono due specialità che si possono imbricare. Io anche ho il mio master di perfezionamento in sessologia, però se c'è una impronta psicogena forte collaboro con dei colleghi specialisti e sessuologi clinici che possono... Individuare qual è stata una causa psicogena primaria che ha determinato questo. Però non ti nascondo, ed ecco il paziente che si informa: il paziente viene, dice sì, lo so, però io prima voglio sapere se ho una causa organica. Certo. Se la escludiamo, poi vado dal sessuolo. Quindi è il mio compito insieme al paziente cercare il problema questo veniamo in onda questo sito dice eh sì. un maschio su cinque soffre di questo, di questo disturbo eh sì quello che stavamo dicendo no questa questa disagio. E, e è crea disagio e frustrazione nella eh, parte nella coppia ovviamente. assolutamente sì perché non si riesce specialmente nell'età un po' più avanzata sai un'enegulazione precoce nel ragazzo di 18-20 anni è un problema ma lo recuperi con una seconda erezione nell'uomo con, con più anni la seconda lezione è più complicata e l'educazione la, la precoce ritorna a essere protagonista. Certo. E, e, la cosa, è... e poi la cosa diciamo grave è che solo il 10% ne parla col medico, quindi non si affidano non a uno specialista e, e coraggio. Continuano a, ad avere... Non abbiamo coraggio perché all'amico non lo dici, al medico di famiglia non ti confidi e lo tieni per te, e, a meno che ecco, non prendi coraggio. E... Esatto, quindi invitiamo questi eh. ragazzi che hanno, o uomini che hanno problemi del genere a non aver paura ad andare dallo specialista perché lo specialista vi può aiutare e ovviamente l'autodiagnosi non serve farle. Non è, non è utile perché poi se hai sbagliata si trascina per anni, no? Tanto è un, è un colloquio, è un confronto. Anche perché poi si possono fare danni, magari si. Eh, se si iniziano terapie sbagliate sì, perché si rischia poi di compromettere un percorso terapeutico che invece sarebbe stato molto più veloce e utile. Sì. Bene, allora diciamo che abbiamo fatto. Sì, in grosse linee sì, in insomma, non possiamo linee... andare nei dettagli, questi sono un po' i messaggi che dobbiamo inviare. Sì, sì abbiamo parlato quindi di. Di, delle, disfunzione della rete, disfunzione erettile, della riagolazione dell precoce, precoce, questi diciamo sono i disturbi sessuali più comuni. Sono i più comuni, i più sono comuni. le cause principali di una visita andrologica. Bene, allora adesso a questo punto io direi di mandare il jingle del prossimo capitolo. Allora Andrea... Adesso, dopo aver parlato dei, disturbi, dei due disturbi sessuali più comuni, andiamo a trattare un po' le patologie. Sì. E andiamo a vedere eh, quali sono quelle più, più comuni mm. e quelle che affliggono di più paziente. i pazienti. Qual è la più, la più comune? Ma guarda, quindi, saltando le disfunzioni che abbiamo elencato, chiaramente iniziamo forse a introdurre il discorso delle patologie dei problemi anche anatomici. Esatto. Perché il pene è un organo per l'uomo fondamentale sotto vari aspetti e chiaramente talvolta purtroppo ci possono essere delle malformazioni che creano dei disagi estetici e possono compromettere anche sia la capacità riproduttiva che e anche del, del rapporto in sé per sé. L'elenco delle patologie più frequenti abbraccia sicuramente la presenza del pene curvo. Mm -hmm. che può avere diciamo un'origine anche congenita, spesso più un fatto estetico psicogeno che non è, in effetti non crea Perché disturbi poi in funzionali. poi No, dei se, quando le angolature sono minime non crea assolutamente nessun problema e spesso ecco il ragazzo va anche gli va detto questo e va, gli va confermata la sua assolutamente normalità che magari non vedendolo nello standard lui si è osservato... Sì, sì, ci sono i confronti, può... no? quindi talvolta sì, molti ragazzi hanno paura di, che questa curvatura crei problemi poi nelle sue prime esperienze sessuali, talvolta effettivamente ci sono curvature importanti che possono essere congenite o anche acquisite, ci sono delle patologie, sempre del pene, come una malattia che ha un nome particolare, l'indurazio penis plastica, mm -hmm. un morbo di laperoni, in cui... La tonaca che rivesti i corpi cavernosi, che è molto elastica, subisce dei processi di fibrosi e di calcificazione, per cui in erezione il pene viene tirato dove non c'è più l'elasticità. In questo caso è congenito? No, questo, questo... ha un'origine che ancora non è ben conosciuta, non ti nascondo che colpisce una discreta percentuale, insomma, se ne vedono abbastanza. Le forme lievi danno solo una modesta deformazione, mentre le forme più avanzate danno delle deformazioni tali da impedire il rapporto e talvolta compromettono anche la vascolarizzazione con disturbi rettili. Ecco, questa è una patologia ti devo, devo dirti, insomma, di una certa entità con cui spesso ci scontriamo. E può, può essere magari causata da un abbigliamento sbagliato pantaloni stretti. Su questo non so darti certezze, perché mh, alcuni dicono che ad esempio l'uso di pantaloni stretti e tenere il pene sempre da una parte, magari nel giovane, può condizionare l'atteggiamento della tonaca bugina dei corpi cavernosi. Però non te ne do certezza mm. su questo. Insomma, non <ride> voglio dire dare i messaggi che ne sono. Vediamo siano un belli, po' eh. il messaggio che è arrivato. Di Giovanni che si vergogna della forma del suo organo. Eh, quindi, qua sicuramente non sappiamo se è legato a una, una forma curva, sì, quindi ha sì. un recurvatum, come dicevo, quando è congenito si chiama recurvatum pegneno congenito oppure è subentrato dopo. E questo però provoca proprio una un eh problema Eh sì, chiaramente si crea. Beh, a... Ci sentiamo chiaramente chi ne ha affetto ha paura a confrontarsi, no? E in questo caso, non ti nascondo, il problema non è. E deve essere individuato, deve essere qualificato, quantificato, però poi la correzione non ti nascondo che spesso è di natura chirurgica, eh? perché se devo creare un raddrizzamento di una curva, devo creare una controtrazione dalla parte opposta, quindi nei casi seri importanti bisogna poi iniziare a pensare a, una, a un approccio un po' più invasivo, non ci sono farmaci che migliorano il recurvatum. Nell'IPP, nell'indurazio penis, effettivamente alcune terapie parachirurgiche possono bloccare e arrestare e far regredire il fenomeno, quello sì. Quindi si può, come la, la donna si rifà diciamo, il seno, l'uomo sì. può... L'uomo può recuperare, diciamo la donna lo fa spesso per riporre, fini estetici, sì, diciamo. no? E il discorso eh, che poi forse avremo modo di affrontare insieme a te anche delle protesi, perché non so se tu av sì, sì, avrai tempo di parlare, sì. eh, nell'uomo è più di tipo terapeutico e di non è possibile proporre all'uomo una protesi per un miglioramento, anche perché la protesi serve ad esempio a curare la disfunzione erettile, ma chiaramente in parte deve essere ben posizionata, ma non può diciamo assicurarci un miglioramento estetico, ti parlo delle protesi, poi se abbiamo tempo di parlare anche sì, dell'estetica sì. ci sono giorno delle tecniche che invece permettono come nella donna per il seno anche all'uomo di migliorare alcuni Quindi aspetti ci, estetici. Quindi ci sono uomini che eh, ricorrono alla chirurgia proprio solamente per il fatto estetico? Allora sulla chirurgia protesica no, ma da pochissimo è stato introdotto l'utilizzo... In, con un materiale un po' diverso dell'acido ialuronico. Ah, ok. Sì, allora questo Però, se trattere... hai tempo ne parliamo sì, sì, con tra... calma. Però, dopo. diciamo alla tua domanda rispondo: sì. sì. Ci sono uomini che si rivolgono all'andrologia, che in questo caso è una chirurgia plastica. Ci sono adesso anche questi aspetti. E quindi, invece, prima di arrivare alla chirurgia, quindi. Le, le cure per questi tipi di patologie diciamo, che riguardano la, la sì, forma Le patologie estetiche. malformative, e come ti dicevo nell'indurazio penis e quindi in questa, in questa curva diciamo, acquisita l'unico modo è con alcune terapie parachirurgiche che permettono, attraverso la iontoforesi, onde d'urto o laser terapia, di recuperare la fibrosi. E, ti dico chiaramente che tra i problemi ci sono anche delle forme più lievi, però ad esempio la fimosi. La fimosi spesso colpisce anche il bambino, non viene considerata, e ce la portiamo dietro fino alle prime esperienze sessuali. Nella fimosi il prepuzio non scende, creando grossi problemi all'erezione e grosse difficoltà, come anche un frenulo corto che può, ad esempio, dare l'eiaculazione precoce o rompersi nelle prime esperienze sessuali. Quindi, anche questi aspetti più banali devono essere invece ecco la. Necessità della visita certo. in età giovanile. E perché i possono. Però che Ma siamo... sai, qui quasi anche un po' della mamma, eh? E comunque, perché per esempio una fimosi è un prepuzio che non scende, è un prepuzio che copre sempre il glande, tra l'altro, creando un ambiente anche igienicamente non idoneo, perché non c'è possibilità di detersione, il glande è sempre coperto, non è abituato appunto, diciamo scherzosamente, alla luce del sole e si vengono a creare anche dei, delle zone. Degli aspetti di ipersensibilità, e non ti nascondo che mi capiranno pazienti che, ad esempio, operati poi di circoncisione per liberarsi di questo problema, i primi tempi hanno un'estrema difficoltà al, al minimo contatto perché è un grande non che non è stato abituato alla sua normale esposizione. No? Quindi, certo. sono problemi che possono sembrare di seconda linea, ma invece sono molto, molto importanti, possono condizionare la vita sessuale poi di un uomo. Quindi ragazzi, uomini, no, che fate i gradassi in tante circostanze, non abbiate paura di affrontare e di andare a parlare con, una, con uno specialista perché vi può risolvere tanti problemi. Si può risolvere problemi. in breve tempo e migliorare molti aspetti proprio della vita sessuale. Benissimo, allora 30 secondi di spot e noi ci vediamo tra pochissimo. uno specialista e vuoi metterti al servizio dei tuoi pazienti? Bene, allora partecipa al nostro programma Medicina 3D, fatto apposta per dare luce alla tua professione e potrai diventare protagonista e dare i giusti consigli a tutti quei pazienti che soffrono di particolari patologie. Scrivici a multimedia.it oppure chiama il numero in sovraimpressione. Mi raccomando, vi aspetto. qui Andrea bentornati e vediamo andiamo a scoprire insieme il prossimo argomento. allora la chirurgia, la chirurgia andrologica. andrologica abbiamo già appunto accennato qualcosina sì, prima sì, a riguardo. Sì. Quindi quali sono le, diciamo, le, più le più comuni tecniche, tecniche utilizzate di... le più comuni richieste è un mondo a parte eh, per cui eh, non, non ti nascondo che bisogna rivolgersi a specialisti preparati ma non sto parlando so solamente di me anzi spesso anch'io mi avvalgo poi della collaborazione di colleghi che si occupano in maniera elettiva della chirurgia peniena che è delicata essenzialmente diciamo, gli argomenti sono quelli di cui abbiamo un pochettino parlato precedentemente la disfunzione erettile nelle sue tappe terminali, dove la terapia medica, le infiltrazioni con i farmaci non hanno effetto, Bisogna nel paziente ricorrere. che desidera c'è la possibilità oggi giorno dell'impianto protesico che ha fatto dei grossi salti di qualità. Oggigiorno si possono le, inserire delle protesi con degli accessi mini-invasivi, sovrapubblici, che permettono però con questi nuovi materiali di assicurare più di 10-15 anni di durata assolutamente non visibili, e non ti nascondo, che spesso hanno permesso al paziente di recuperare la propria serenità nella vita, perché la disfunzione erettile, non ti nascondo, può essere anche uno dei grossi capitoli del post-operatorio nel paziente operato per la patologia prostatica, dove spesso uno degli inconvenienti è la disfunzione erettile. Quindi, sicuramente la chirurgia protesica, che però, come ti dicevo, non ha una finalità estetica, ma ha finalità proprio di, di recupero dell'erezione. Un'altra chirurgia chiaramente molto richiesta è sull'argomento che parlavamo della fimosi, dove una banale circoncisione o postectomia estetica, eh, se si dà un termine più aulico, insomma permette di risolvere in tempi brevissimi la patologia, dove c'è qualche novità, può essere nell'uso, come ti stavo accennando prima, dell'acido esatto, dell iaruronico. E' una tecnica che è stata introdotta dal, da un andrologo americano. E il professor... ah, prima di tutto che cos'è? Diciamo cos'è l'acido ialuronico? Sì, nel dettaglio per spiegartelo brevemente diciamo che l'acido ialuronico lo troviamo già nei nostri tessuti, nel collagene, quindi è un tessuto di sostegno che già da tempo non più le donne, donne e uomini usano a fini estetici no, per i filler anche del mm -hmm. viso e recuperare le rughe, esatto, antirughe. È stato adesso ideato questo acido di un pochettino diverso, così cross-linkato, così detto, che ha delle qualità diverse, adattabili alla possibilità di ingrandimento, proprio di un ampliamento del diametro del pene, mm. che un tempo si faceva utilizzando il grasso autologo, addirittura impianti di silicone con danni estetici enormi, anche funzionali. Invece l'utilizzo di queste infiltrazioni di acido di sono eccezionali perché richiedono un trattamento ambulatoriale, in tempi molto molto di 10-15 minuti è la domanda lì hanno le domande è arrivato, che ho sentito... eh, perché non so mai da che parte arriva si è sentito il rumore sì. della, della domanda e allora aspettiamolo e poi continuiamo ah, beh, poi... Ecco, okay, allora, ok 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 questo ecco qui, qua dice, Allora, Marcello... Letto, Marcello dice che legge su internet sì, delle sì, infiltrazioni sì. Sì, sì. che possono appunto quello che diceva lei appunto Esatto, ripeto, non mi prendo merito della metodica perché, eh, come vi ho detto, collaboro con altri colleghi, e mi sembra giusto condividerlo. Eh, viene dall'America, adesso è attuabile anche qui da noi, insomma, eh, permette l'ingrandimento proprio in maniera molto uniforme del volume del pene, che talvolta sai, ci sono eh, dei peni di lunghezza normale ma con una forma eccessivamente affusolata che possono dare un fastidio anche psicologico al paziente. Mm -hmm. Con questa metodica si possono ottenere degli ingrandimenti di più centimetri. Onestamente adesso nelle, la fase sperimentale ormai è finita, adesso ci sono già gli scontri a più di due anni. Molti pazienti a 20 mesi dall'infiltrazione hanno ancora gli stessi risultati estetici. Quindi è anche una metodica che non richiede un rimodellamento continuo, mensile o semestrale. Va fatto una volta. Si può fare, beh, devo essere onesto: uno o due sedute spesso servono, è chiaro, ha degli impegni. Sotto alcuni aspetti non grossi, economici, però non è un trattamento che passa all'asma. Ma no? lo possono fare tutti? O serve, o magari ci sono delle controindicazioni? Oh no, onestamente no, perché è superficialissimo: cioè si va sotto pelle, diciamo al di sopra di una fascia cosiddetta di buca, una fascia che riveste il pene. Quindi è molto semplice anche nell'eseguirla e può essere affrontata da chiunque può avere anche disturbi cardiovascolari o altro perché non richiede neanche l'anestesia. Quindi lo Se fa direttamente l'andrologo o si va da un centro specializzato? No, si può fare, noi collaboriamo con altri colleghi, si può fare serenamente in un ambulatorio andrologico, non richiede ecco, andare in un centro di chirurgia estetica, assolutamente mm. no. Per la fattibilità e la semplicità no, però tutto è semplice quando si fa Quindi bene. Quindi è riconosciuto anche in Italia nonostante venga dall'America? Sì, sì, sì adesso c'è questa collaborazione con il professor Perito di Miami, e, insomma si sta addirittura sto progettando un altro tipo di acido lirionico che sarà ancora più stabile. Però insomma, adesso ormai è un po' più non ci sono effetti collaterali. A zero. No, effetti collaterali impossibili con questo tipo di molecola. E si può utilizzare, diciamo, eh, lo scopo è solamente questo? della... Sì, lo scopo è essenzialmente è l'aumento di dimensione, non può promettere un allungamento del pene, no? L'allungamento del pene da farlo plastica è un argomento un po' di nicchia che non ti ho neanche molto proposto perché si deve fare solo nei casi. In cui c'è una strettissima necessità perché è una insomma, metodica che può insomma, anche presentare degli effetti non desiderati, deve essere fatta con molta serenità, ma proprio deve essere un paziente selezionato. Insomma. Anche lì ci sono dalla sezione del legamento sospensore all'inserimento di zoccoli di silicone, però non vuole essere un messaggio a motivare. Talvolta mi capitano ragazzi che richiedono qualcosa di inesistente. Eh, che non esiste. Perché? Glielo spiego io. Poi le domanda anche da un altro collega che gli deve dire le stesse non cose. Ci credo. Perché, ripeto, qui entriamo in un argomento in cui non abbiamo spazio di parlare, che oggigiorno il web è utile, ci fa conoscere, ci fa lavorare, però da spesso anche tanti esempi. Adesso questi ragazzi crescono... Anche sai, non ce lo nascondiamo con degli input della eh, pornografia sì. che ha portata di mano. Danno degli standard e un hai po'... degli standard che non riconoscono e si trovano quindi. Quindi vai anche eh, un po' lo psicologo, diciamo, quando vengono. Questo argomento è obbligatorio. L'urologo non più, perché se c'è comunque una prostata sicura, l'andrologo è obbligato a avere un atteggiamento di vicinanza anche emotiva col paziente, no? Mm. Bene. Allora, invece eh, ritornando alle protesi. Sì. Quante protesi si fai durante l'anno? Diciamo? Ti capita di farne tante? Non ti voglio dire, mi piace sempre essere corretto. La protesi, anche in questo caso, è, non è sostenuta economicamente dal sistema sanitario, quindi molti di noi non se lo possono permettere. Perché è molto costosa? E, eh. è, costa. Guarda, spesso per non dire la cifra, si risponde oggi giorno vanno di moda le macchine, no? Allora il, medico, il paziente dice, quanto costa? Guardi, quanto una macchina di media cilindrata? E perché, come se il confronto sia bello, ora me la compro. Perché una protesi costa sugli 8-9 mila euro eh. e altrettanto può prendersi l'equip che la inserisce... Può, eh, a Ma me... quando è che però è indispensabile fare questi criteri? Volte, di a me per esempio ha risolto in un ragazzo un problema di erezione e anche di gravidanza. Io avevo un paziente che non riusciva ad avere un'erezione, la moglie chiaramente non poteva rimanere incinta, invece, con la protesi abbiamo risolto. Siamo adesso hanno anche un figlio e quindi in quei casi sono stati soldi spesi benissimo ma io non sono un sostenitore della spesa se fosse anche sarei felicissimo però ecco mi piace dire le cose come sono certo. no? e mh, alla fine poi se ne metteranno 10-15 l'anno però ti ripeto sull'argomento sempre insieme a un collega esperto perché è, deve essere fatta molto bene e con molta attenzione con l'incisione sovrapubblica effettivamente il paziente esce il giorno dopo e la ripresa funzionale dopo un po' di tempo è perfetta. Ma secondo te eh, ne abusa qualcuno di questa possibilità? C'è più che altro la richiesta, la richiesta talvolta eccessiva perché c'è quest'idea che la protesi mi permette di avere un'attività sessuale refrenabile senza limiti, però ripeto c'è questo aspetto organizzativo che poi alla fine fa ponderare un po' insomma, riprogrammare un po' le decisioni, per fortuna, perché ripeto, spesso il ragazzo rischia, io ragazzi partiti per conto loro col treno a Milano, operati, tornati, con problemi, i genitori non sapevano niente, situazioni particolari, ecco perché invece è bene parlando insieme. Esatto, ecco. infatti, importante quindi appunto, come dice Andrea... Di andare a parlare con lo specialista. Pensiamo, e il problema si non con lui il problema. O si risolve diversamente, no? Esatto. Allora, siete curiosi del prossimo capitolo? Allora, ci vediamo tra pochissimo e lo scopriamo insieme. Sei un medico o uno specialista e vuoi metterti al servizio dei tuoi pazienti? Bene, allora partecipa al nostro programma Medicina 3D, fatto apposta per dare luce alla tua professione e potrai diventare protagonista e dare i giusti consigli a tutti quei pazienti che soffrono di particolari patologie. Scrivici a multimedia.it oppure chiama il numero in sovraimpressione. Mi raccomando, vi aspetto! Qui, Andrea, siamo tornati e diciamo di lanciare subito l'argomento, il prossimo argomento. Pronti? Oh, allora, l'infertilità maschile che è uno diciamo dei problemi fondamentali che può avere una coppia. L'infertilità maschile sta ormai prendendo una, una fetta grossa della torta dell'infertilità. Fino a poco tempo fa l'infertilità si identificava nella donna, non ti offende? No, no, no infatti questo è un problema che Adesso può riguardare entrambi. La torta è divisa proprio in tre parti, infertilità femminile 30%, fattore maschile 30% e il resto del 30% di coppia. Però anche l'uomo ha una, una sua grossa presenza che va effettivamente subito eventualmente evidenziata. Ma è vero che a studio gli uomini che magari hanno. Post, pensano di avere eh. qualche problema, vengono accompagnati dalle proprie fidanzate o mogli e sono più loro che parlano rispetto a... Sì, questo è, no, è vero, fun... ho notato questo, effettivamente la donna beh, forse su questo argomento ha anche un interesse no? prioritario l'uomo, tutti noi maschietti siamo le donne sempre sono più, più lenti, sveglie, no? la donna è più sveglia <ride> quindi accompagna, si informa. si informa, entra, ha già un, tutto un piano che dobbiamo discutere insieme, l'uomo partecipa però sì è vero, anche la donna partecipa tanto a questo, però forse ben venga, è comunque per una tutela poi della vita dell'eventuale famiglia. no? Quindi Ma non, pensa, non pensi che magari sul web informandosi da soli si, creare, si può creare più confusione? Tocchi un tasto delicato perché il web, cui partecipo anch'io, dà tantissime informazioni. Ah beh, tu sei uno specialista, quindi ovviamente il tuo sito mi piace. Io partecipo, cose... ma anche nei forum, sai, mi, mi, mi piace, mi diverto. Poi per me è anche un momento anche di riflessione, talvolta di approfondimento, non ti nascondo. Però è chiaro che talvolta non possiamo, ti parlo anch'io da ipotetico paziente, per un altro argomento, pretendere in due ore di assorbire. Allora Sono persone che magari studiano troppo e quindi c'è il rischio poi di fare delle diagnosi o dei percorsi terapeutici che non sono quelli che magari apparentemente sembrano giusti, ma vanno filtrati anche dall'esperienza. E allora sì, il web infatti è utile, ma talvolta è fuorviante e ansiogeno. Quindi parlate con Andrea, non andate Beh, a leggere su internet, giusto? Con Andrea ho qui per con lui, no? chiaramente, te, quindi... sì, sì, a me fa piacerissimo, <ride> però ecco, il web è solo un modo per Forse può essere utile questo: che il paziente arriva dal medico non completamente digiuno, per cui il medico ha anche l'obbligo di aggiornarsi e di parlare correttamente col paziente. Questo, forse su questo è servito. Talvolta c'è ecco, questo eccesso di informazione che può dare indicazioni non sempre giuste. Allora Andrea, io ho trovato su internet, stavo parlando di in internet, questo articolo che dice l'infertilità maschile, sperma di coccodrillo, indica come combatterla. Lo sapevi? Sono sincero? No. <ride> Quindi devo andare allo zoo. Esatto, bisogna. Pare che il, eh, lo sperma del coccodrillo possa aiutare a. Eh, ma quello co morde? Come? Quando ti avvicini eh. morde il coccodrillo. <ride> Senti, no, è un modo forse per lanciare il nostro argomento, sono sincero, no, non l'avevo mai detto, adesso lo approfondirò. Sì, perché sembra che sia simile a quello degli umani. A quello umano, quindi... a quello umano. E, mm, è, un, è un mondo. Eh, appunto stanno dicendo delicato dove ogni intanto ecco, escono anche articoli simpatici che però poi devono essere ben, certo. ben valutati insomma. il liquido seminale oggigiorno eh, sicuramente risente molto più che il liquido la spermatogenesi da cui deriva il liquido seminale che è composto, lo dico per inciso velocissimamente dagli spermatozoi mm -hmm. che, for che forma il testicolo che produce il testicolo e poi dalle secrezioni delle ghiandole seminali, prostate e vescicole L'insieme dei prodotti di questi tre organi creano poi il liquido seminale. E risente molto la spermatogenesi di tanti fattori interferenti. Per cui ogni giorno l'infertilità è effettivamente. E quindi quando è che c'è infertilità? Da cosa è dovuta quindi? L'infertilità è in effetti l'incapacità. Definiamola senza fare classificazioni per età che adesso si fanno, l'incapacità di raggiungere una gravidanza desiderata in un anno di rapporti non protetti. Molto l'età, perché un conto è la coppia di 20 anni un conto alla coppia di 38 in cui i tempi vanno ristretti e già i sei mesi di rapporti non protetti devono obbligare anche l'uomo a indagare sul suo indice di fertilità e quindi con l'esecuzione del primo esame fondamentale che è lo spermio vegetale. Stiamo vedendo appunto un po' di statistiche, diciamo eh, quante sì. donne e quanti uomini. Eh, come sono ti colpite? dicevo, vedi, il 30% maschile e femminile. Esatto e come si, si può, c'è un modo per prevenire però questa infertilità eh, ho aspetti, la aspetti che, aspetta Arriva Andrea che è arrivato, è arrivato un messaggio Allora abbiamo Davide che dice sono dieci anni che provo ad avere un figlio con mia moglie siamo entrambi sani, mm. può darmi un consiglio? Magari un esame in più da fare? Se il sani è sulla salute in generale sono contentissimo però chiaramente dobbiamo affrontare la diagnostica andrologica della fertilità e come ti dicevo il primo esame in assoluto è chiaramente lo spemiogramma che dà degli elementi fondamentali per individuare l'indice di fertilità. Però non mi anticipare perché questo no, sarà l'argomento del prossimo video. Non mi permetto assolutamente. <ride> non mi, però ecco sicuramente c'è da fare l'esame in più lo spemiogramma che poi va analizzato insieme. Ok, quindi abbiamo detto da cosa può essere dovuta, se si può prevenire e eventualmente quindi le cure per l'infertilità. Anche qui. Sembra sempre che io ti rispondo uguale, in base al problema. Ci sono comunque diciamo in grosse linee nell'infertilità che può essere di due, di due tipi, perché un conto è avere la zoospermia, cioè l'assenza di spermatozoi mm -hmm. di tipo secretivo, ostruttivo, ma non voglio andare troppo nel dettaglio. In quel caso non ti nascondo che se non c'è un rimedio eh, con l'andrologo di fiducia poi c'è un obbligo di affacciarsi nel mondo della... Dell assistite, delle proiezioni assistite dove lo spermatozoo va cercato e poi avvicinato o addirittura inoculato nell'ovulo. Nelle forme invece non così... Quindi drastiche E sono le azospermie. L'azospermie mm. è l'assenza di spermatozoi proprio. che può attremere la sua accettatura. Può essere il testicolo che non produce o che... E produce. non c'è cura per questo? Ci sono queste tecniche assistite. Mm. Oppure può essere che il testicolo produce ma la via di uscita è ostruita. Allora lì ci sono delle tecniche anche che possono permettere il recupero di questo stop, no? Però sono tanti i parametri e qui serve solamente l'andrologo, direi, onestamente anche uno dei miei perfezionamenti, perfezionato in fisiopatologia della riproduzione umana, perché ci sono dei dettagli che vanno conosciuti. Nelle forme meno pesanti, mm -hmm. cioè nelle oligospermie, in cui quindi si intende pochi spermatozoi o che si muovono poco, oligo, asteno, zoospermie, ci possono essere delle tentativi terapeutici anche su base non strettamente chimica, anche integrativa, perché molto è l'ossidazione che blocca spesso la spermatogenesi o il movimento degli spermatozoi. Ci sono sostanze antiossidanti che permettono di migliorare l'ambiente in cui lo spermatozoo si muove. Solo per dirti solo quest'ultima cosa, poi ti lascio le domande. Spesso anche le infezioni delle vie seminali, e se avremo tempo parleremo un po' forse se ti va delle prostatite o altro. Sì, sì, sì possono influenzare la mobilità dello spermatozoo, perché i leucociti, l'ambiente che si viene a creare, aumenta la viscosità e crea radicali liberi dell'ossigeno che bloccano la mobilità. Quindi possiamo dire a Davide di non mollare e Ass di andare a no, trovare no. la causa. Mollare assolutamente no, non solo la, e guarda è importante anche l'età della moglie, eh? mm -hmm. perché come Beh, certo, sai l'ovulo che... ha la, il dovere di riparare dei danni che lo spermatozoo ha. Un ovulo di 20 anni li ripara facilmente, un ovulo di 37 con più difficoltà, quindi anche quello va individuato. Lancio un messaggio, sì. non di tipo strettamente andrologico, perché mi sono accorto che spesso chiedi alla moglie, ci cioè, ha fatto tutto, sto a posto, mentre magari ha fatto solo l'isteroscopia, ma non ha studiato le tube, perché le tube sono poi il canalino dove lo spermatozoo wow. si incontrerà con l'ovulo. Se la tuba è chiusa e io l'isteroscopia non me lo dice. Va fatto uno studio delle tube. Scusa il messaggio, non no, mi no, sono capitati certo. magari casi in cui. No, perché magari è, è il problema può essere la donna. È difficile di coppia, ognuno ha il suo lavoro, quindi l'andrologo non deve fare il ginecologo. Però è bene collaborare anche con la donna, insomma. No, no, ma infatti dobbiamo chiarire, eh, non sì, creare eh, confusione. Talvolta quindi... quindi... sai da vicino, sto a posto, ho fatto la visita. Però e in, realtà in realtà non, non si è dice, fatto tutto. Eh, eh. Se, non sai, se le tube non sono pervie, la fecondazione per vie naturali non avverrà mai. E quindi, come dicevo, le infezioni, ad esempio da clamidia, e poi ti do la parola, possono talvolta alterare la spermatogenesi nell'uomo. Bene, allora chiudiamo questo capitolo e lanciamo il prossimo argomento. Allora Andrea, siamo quasi al traguardo. Adesso andremo ad affrontare quindi le tecniche diagnostiche. Sei stanco? Io? Eh. Allora adesso no. abbiamo iniziato. <ride> Infatti okay. mi dispiace che stiamo per finire, eh? E quindi parliamo appunto di qualcosa che vi ho già accennato prima, quindi gli esami diagnostici e in questo sì. caso lo spermiogramma. Allora, de... innanzitutto sempre... cosa è, quali sono i valori? Eh, ma anche cosa è, dove si fa, come si fa, esatto. perché ti diciamo dire tutto, allora. ci sono difficoltà interpretative. Innanzitutto lo spermiogramma deve rispettare le linee guida Vaco 2010, ci sono dei parametri ben codificati e dei centri autorizzati a far questo anche pubblici, eh? non è sempre uno spingere verso il privato, in cui que dove questi parametri devono essere rispettati. Vedo spemiogrammi che rispecchiano linee guida del 99, del 2002, insomma, quindi non riesco bene mai poi a interpretare... Ecco, qua stiamo vedendo i parametri, quindi i valori normali volume del... Volume totale 39 milioni, con 15 mobilità e progressiva al 32%, morfologia al 4%. Allora, questi sono giusti mm -hmm. e ci permettono di affacciarci a quelle... Come sono molte percentuali, no? Questo paziente rientra nel quinto percentile, cioè ci sono dei parametri che chiaramente più sono alti e meglio è. Un paziente che mi presenta questo spermiogramma è promosso, nel mm -hmm. senso che ha una normozospermia, però che la morfologia come vedete, è del 4%, no? quindi rientra appena appena in quella che sono il quinto percentile. Per percentile... Cosa che ho capito io negli anni e che non riuscivo mai a capire cosa int si intendeva, si intende la percentuale di avere una gravidanza nell'arco dell'anno. Mm. Quindi se io sto al quinto percentile la percentuale non è altissima. Quindi a questo paziente posso dire lo spenogramma è buono, però le percentuali di successo in un anno non sono molto non sono alte. Tante. Però questo riferimento che tu mi dai è giusto, è proprio il parametro valutativo del VHO 2010. Esatto. E sì. qual è, qual è diciamo, il, um, li, il parametro, il valore più sballato che ci può. Quello che può mettere più preoccupazione più, più, più più è difficile adesso individuare. Se ti devo dire uno, la priorità sicuramente è la morfologia: mm. la morfologia perché è lo spermatozoo in grado di fecondare quello, quello normale. Molti pazienti si spaventano, dicono ho il 70% atipici, Ma anzi, ben venga perché il 30% vuol dire che è tipico, che per la razza umana va bene. Tante bene, volte Quindi non, non devono spaventa. essere la maggioranza, per forza. No, non, non lo sono. Non lo anzi, sono. lo spermiogramma che ti dice forme normali, 80% è facile. va bene, assolutamente fallato. sì, ah. perché non è la razza umana, quindi, è fatto, non quindi voglio... la maggioranza sono atipici. Quelli... Esatto, i tipici sono quelli non capaci di, spaventarsi di questo. Non quindi. ci si deve spaventare. Ecco perché qui, ancora di più, bisogna forse parlare con chi qualcosina in più sa. e mh, Ti dicevo, vanno rispettati molto questi, questi parametri per parlare una lingua comune e lo spermiogramma quindi va eseguito nei centri che sono abilitati per fare il cosiddetto WHO 2010, che poi se andiamo a vedere ormai ha sei anni si evolvono e cambiano nel tempo. Ci sono delle. Per andare a fare lo spermiogramma bisogna prima eseguire delle particolari regole. Lo spermiogramma richiede delle regole semplicissime. Dobbiamo rispettare un'astinenza dei 3 ai 5 giorni. Sentire una frecciatina? Essere... <ride> Arriva, le... continua, continua, poi leggiamo il messaggio. Sì. Va consegnato entro 30 minuti dal prelievo, che chiaramente mm. avviene tramite masturbazione. E quindi, se io lo faccio a casa e poi lo vado a portare, c'è traffico, dico, insomma, e più... allora c'è il rischio che ci troveranno una quantità di spermatozoi non mobili. Quindi andrebbe fatto in sede, mm, per alcune persone chiaramente può essere un momento di, un po di ansia, di disagio, di, di, di disagio, però effettivamente dovrebbe essere così. Comunque, entro i 30 minuti va consegnato al biologo che lo deve studiare. Sono ecco, questi piccolissimi accorgimenti: febbri, a uso o abuso di antibiotici possono alterare la spermatogenesi. Quindi, se io ho avuto un febbrone un mese fa. Probabilmente lo spermiogramma che faccio oggi non verrà quindi benissimo. Quindi non bisogna assumere farmaci come in qualsiasi, penso, sì, quando si fa sì, qualsiasi esame. specialmente in questo argomento. è falsato, se no. E si dice attualmente che per fare uno spemiogramma ne servono tre, quindi io dovrei farne uno oggi, uno fra una settimana e uno entro i tre mesi per avere un quadro veritiero. Ti parlo quando non va bene, chiaramente, no? Non è facile. Però effettivamente questo è per fare una media e avere quindi dei valori obiettivi. Ok. Allora leggiamo quindi adesso il messaggio di Stefano che dice Ho eseguito ieri lo spermiogramma e i miei spermatozoi risultano pigri. Cosa posso fare per svegliarli? Mettere la sveglia. <ride> <ride> È quello che dicevamo prima: la pigrizia degli spermatozoi che si muovono in un ambiente ossidativo. È quello che oggigiorno siamo circondati da, da sostanze ossidanti. Quindi, quello che bisogna fare, se la causa è solamente questa, ci sono delle sostanze che permettono di migliorare proprio la mobilità degli spermatori. Quindi, a renderli più veloci. c'è la possibilità di migliorare sotto alcuni aspetti. Tra le patologie, non ti nominato, ma mi permette anche sì, di sì. agganciarmi alla diagnostica, il varicocele. Il varicocele, cioè la dilatazione delle vene spermatiche, che noi abbiamo il sangue che arriva al testicolo con le arterie e va via con le vene, se queste vene sono dilatate. Si parla di varicocele, Il varicocele crea un ambiente. Questo però te lo chiedo, lo te lo dopo? chiedo dopo, te lo chiedo allora dopo. Allora, ma c'è caros. <ride> no, nella... più che altro volevo sapere, dopo quanto consigli lo spermiogramma? Cioè la prima cosa che chiedi, il primo esame che sì. prescrivi oppure? Subito, 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 perché da lì poi se ci sono situazioni che non vanno bene, poi si apre un mondo che, ripeto, non è il caso qui, però parliamo degli esami ormonali, dei test genetici, del cariotipo. Sai, talvolta la natura non vuole che avvengano alcune cose, no? Quindi dobbiamo anche capire che non ci siano delle condizioni di tipo genetico mm -hmm. che non devono essere trasmesse e quindi la gravidanza non deve avvenire. Però dobbiamo conoscere completamente il paziente: spermiogramma e spermiocultura. Mm. Per che quel è discorso, sì, la spermiocultura è la ricerca dei, delle infezioni ah, okay. nelle vie seminari Quindi, come dicevi prima, che il problema, magari c'è un'infezione. C'è un'infezione che, crea... che può creare un ambiente non favorevole. Ah, no. E invece l'eco l'ecocolordoppler? L'ecocolordoppler... Ma è come serve. quello del cuore? Si fa al cuore? È come quello del cuore, però si fa, e qui adesso mi hai rimproverato che ti avevo anticipato, eh. adesso invece <ride> lo dico, è appunto la diagnostica che serve a studiare il varicocele. Ah, okay. E quindi siamo tornati senza volerlo lì. Il varicocele può alterare l'ambiente seminale, può alterare la spermatogenesi, l'ecocolordoppler ci permette, oltre che l'esame obiettivo che ci permette di sentirlo, con leco doppio riusciamo a diagnosticarlo facilissimamente, insomma è una metodica non invasiva ecografica, che usa eco il color doppler, e permette di classificare i vicocele da un primo a un quinto grado, e che chiaramente se è presente in un'età inferiore ai 35 anni con un quadro di spermatogenesi non perfetta può mh, portarci a eh, consigliare al paziente l'intervento. Mm, quindi in questo caso si, può, si, si interviene chirurgicamente, sì, con metodiche classiche o anche mini invasive, anche endoscopiche oggigiorno. È un argomento che è spesso presente. Però diciamo è un'operazione abbastanza semplice, giusto? Sì, è una legatura di una vena, quindi mh, si fa con molta serenità. e si torna poi alla normalità. Ti dico, sì, mm. anche se la letteratura si scontra. Perché talvolta l'intervento porta a un netto miglioramento della spermatogenesi, però non c'è ancora, a me piace essere sincero, sì, non c'è sì, ancora in certo. letteratura una sicurezza che la correzione dello varicocele porti alla normalità della spermatogenesi. Però chiaramente una coppia infertile con l'uomo con un grave quadro di oligospermia e varicocele ha chiaramente l'obbligo, anche solo morale, dico io scherzatamente, di togliere un fattore interferente che è il varicocele. Perché il varicocele crea sicuramente dei danni sul DNA dello spermatozoo frammentandolo e il DNA frammentato non è in grado lo spermatozoo col DNA frammentato non è in grado o di entrare nell'ovulo oppure di mantenere poi in vita l'embrione che si è formato. E la fecondazione in vitro invece? un argomento in quasi... che io affronto parzialmente perché mm. non lavoro nei centri di procreazione assistita, non perché non mi piace, ma per una mia scelta, insomma, anche di tempo, chiaramente è un grosso aiuto. Perché avere un'idea assolutamente, in... permette di far saltare allo spermatozoo tutto questo viaggio, e che chiaramente è molto impegnativo, eh, perché lo spermatozoo deve attraversare la vagina che ha un ambiente acido che assolutamente blocca lo spermatozoo, Quindi deve attraversare forte. il collo dell'utero, insomma, è tipo un rambo no? che poi arriva. Alle tube, spesso questo non, non si riesce a fare per motivi anche vaginali. Eh? Mi è mica che sia sempre lo spermatozoo. Allora, la, la fecondazione in vitro ci permette di saltare questo step e permette di avvicinare lo spermatozoo all'ovulo o nei primi livelli in cui lo spermatozoo viene proprio avvicinato alle tube, o in forma invece di secondo livello in cui lo spermatozoo viene messo dentro l'ovulo e a embrione formato, l'embrione viene trasferito nell'ambiente uterino, l'IXI cosiddetta. Spesso la facilità porta a consigliare troppo presto, sai, quando c'è una soluzione facile, cioè, subito, beh, non va bene, va facciamo l'ICSI. Facciamo che anche qui stessa cosa, perché spesso non tutte sono pubbliche, anche lì gli impegni eh, psicologici, ormonali della donna che va stimolata ed economici sono importanti. Quindi anche qui, prima di dire OK, non ci riusciamo, facciamo l'assistita, parliamone. Ma insieme. secondo te, qui in Italia siamo più preparati rispetto all'estero per la fecondazione? L'Italia si... è, la, è la, lo Stato che ha il più alto numero di centri di PMA, mm. quindi sicuramente più preparato, non, non mi pronuncio su forse un abuso della mm. tecnica. Troppo. Sai cos'è? Ripeto, apriamo argomenti particolari, però benvenga no? che ci sia una gravidanza, però è una forzatura. Non voglio dare massaggi scorretti, però non ti nascondo che alcune forme magari poi malformative, possono nascere dalle questo. forme assistite, perché talvolta si forza più del dovuto, adesso per fortuna si fanno sempre i test genetici, perché comunque io creo un essere che in teoria non era in programma, no? quindi va ben ponderato. Ok, allora ponderiamo. Sì. Va bene, allora Andrea, a questo punto direi di vedere, siamo quasi alla fine, quindi di lanciare il prossimo argomento. Cado. Allora, andiamo un po' sul tecnico, quindi la prostatite. Intanto eh. iniziamo col dire cos'è la prostata e a cosa serve. Ne abbiamo parlato un, prima: anche sì. la prostata è un organo che abbiamo solo noi maschietti, c'è un residuo anche nella donna, effettivamente, e, e serve a produrre il liquido prostatico che contribuisce alla formazione del liquido seminale. Quindi, la finalità è riprocreativa, effettivamente. Poi, è un organo soggetto per una sua vicinanza all'uretra. Talvolta anche, parlo nel giovane, dei processi infiammatori o infettivi anche nell'attività sessuale. Insomma. La prostata poi nell'uomo invece più adulto rompe le scatole perché cresce mm -hmm. e quindi può creare dei problemi di natura ostruttiva a livello urinario e purtroppo è l'organo che può trasformarsi in patologie più serie dopo i 50 anni, ma sono argomenti che oggi non affrontiamo. E nel giovane può dar luogo invece al capitolo che hai messo dell'infiammazione e infezione, cioè della prostatite. Quindi la prostatite, quindi l'infiammazione della ghiandola. Infiammazione prostatica. o infezione della ghiandola prostatica che si manifesta con dei, disturbi, dei disagi. Disagi considera è a contatto con vari organi, quindi ti può dare disturbi irritativi, urinari, bruciori anche all'eiaculazione, Spessissimo il dolore al perineo, la zona che è fra i testicoli e l'ano, c'è proprio un senso di peso, di pesantezza. Quindi è un po' simile alla cistite della donna? È il una psiatocistite sì. sì. la cistite della donna ha il corrispettivo della prostatite nell'uomo. E a che età avviene? C'è cioè un'età diciamo, media? Ma io direi più... nell'età sessualmente attiva specialmente, è che spesso le cause sono di contaminazione batterica o virale da attività sessuale. Non per forza promiscua, eh? perché ci sono anche molte forme di prostatite, da schieriche a coli, che possono anche prendere origine dal mio intestino. E quindi è un'età giovanile, di solito è il ragazzo che soffre di prostatite, che è una patologia che se non subito interpretata tende a cronicizzare ed è invalidante eh, sotto mm. vari aspetti, anche alla fine quasi psicogeni, perché non guarire di questo disagio poi crea dei discomforti. Eh, certo, cioè magari si ha paura poi ad avere... Ci ripercorrono si... spesso anche sulla sessualità. Io ormai nel mio lavoro spessissimo vedo associate prostatite e discomforti. Quindi influenza la vita di un paziente, sì, diciamo. Sì, e va chiaramente, ecco, come ti dicevo, interpretata, individuata, tipizzata e curata. È un capitolo un po' complesso, eh. te lo divido in due, Frecciatina. Frecciatina. <ride> Leggiamo subito? Vediamo. Ah, no, intanto se mi volevi dire... Te la, devi dire in due, la prostatite batterica, sì. infettiva, acuta o cronica e poi tutto quello che adesso è capito del dolore pelvico cronico, cioè le prostatite batteriche croniche che accompagnano il paziente per più di sei mesi, un anno, con eh, difficoltà di remissione re dove non c'è un batterio. Mm -hmm. Ci sono delle cause svariate che possono essere disturbi ostruttivi o una predisposizione ad alcune forme di iperattività dei recettori eh, a livello anche di, sensi di sensibilità a livello neurologico dove il paziente deve trovare delle cure adeguate non quindi antibiotiche uh -huh. perché spesso sai c'è l'antibiotico agumentin, ciproxine punture, che però e punture, è un percorso che non finisce ma invece è legato a tutti altri fattori quindi prima cosa escludere l'infezione. Ok, allora vediamo un po' cosa dice Qua abbiamo, dottore, ho avuto una forte prostatite, ho fatto una cura per più di tre mesi, per tre mesi e non riesco ora ad avere figli, può dipendere da questo? Sì, interfaccio al discorso di prima, la prostatite può di per sé alterare l'ambiente seminale, ad esempio come ti dicevo la clamidia, spesso non la, non la chiediamo neanche noi, no? si richiede spermiocultura, no, si richiede spermiocultura per germi comuni, clamidia, candida tricomonas e un po' fastidioso anche il tampone uretrale. Perché effettivamente può interferire con la spermatogenesi. Quindi si può trasmettere sessualmente, diciamo, la, la donna lo può trasmettere all'uomo Ci sono le trasmissioni a ping pong, che quindi in effetti dovremmo anche qui lavorare in contemporanea. E fare la donna al tampone vaginale, l'uomo la spermicoltura e il tampone uretrale. Perché sennò non si esce fuori facilmente. Quindi non se ne esce poi se non, si, non ci si cura insieme. Non è facilissimo, no. no, no, no. E quindi abbiamo detto che può influenzare ovviamente il rapporto di coppia e a quel eh punto... Sì. Diciamo, riassumiamo un attimo, quindi i sintomi sono simili a quelli della, della cistina, I abbiamo detto? I sintomi sono irritativi, però noi abbiamo più componenti, no? Quindi la donna difficilmente ha un dolore penile, la donna ha il bruciore, fastidio sì. e necessità di urinare spesso. L'uomo ha dei sintomi correlati, quindi anche il dolore testicolare, il dolore inguinale, senso di peso, secrezioni, perché è proprio una ghiandola. Mm -hmm. Quindi, mentre la vescica è un organo, l'uomo ha questa ghiandola che si congestiona e quindi può avere dei sintomi più svariati. Ma si può arrivare anche al, al, um, all'intervento chirurgico e quindi a, a esportare la, la prostata o no? Per questo argomento ti rispondo no, mm. per la prostatite no, a meno che non sia una prostatite legata a disturbi ostruttivi, cioè io ho un collo vescicale, ho una prostata di per sé ostruente, non mi fa svuotare bene la vescica, ho del residuo urinario che porta chiaramente infiammazioni esatto. e infezioni. Le terapie mediche non mi funzionano, allora lì ci sono dei casi in cui una terapia disostruttiva, chirurgica, può migliorare l'ambiente e quindi ridurre i sintomi fino a far scomparire la prostatite. Però non è il primo approccio. Mm, e approccio quindi qual è, è la, diciamo, la prima terapia? Prima cosa, spermiocultura. Se ho un'infezione, curare okay. subito un'infezione con dei decongestionanti prostatici okay. e l'antibiotico mirato sulla base dell'antibiogramma. Questo certo. è un passo obbligato. Se non ho l'infezione, andare a cercare le cause. Come dicevo, uno dei tanti casi può essere uno svuotamento non ottimale o la presenza di cause predisponenti. Ci sono prostatiti purtroppo da abuso di sellini, biciclette, motorine, È chiaro, uno non può rinunciare ad alcune cose, però le può limitare. E quindi ci sono anche dei consigli da dare per evitare di. anche dietetici, cibi piccanti. Quali sono quindi, guarda, darci, Innanzitutto l'uso qualche... e l'abuso dei cibi piccanti e degli alcolici. Ah. Perché tutto ciò che mangiamo e beviamo diventa urina. Quindi un'alimentazione piena e ricca di alcolici e di cibi quindi piccanti. Quindi uomini non potete bere, non potete non mangiare roba piccante. Pa poveri uomini, non, non si può fare niente. La prostatite, può la prostatite limita tantissimo. Cioè, che se hai la prostatite, devi per un periodo di tempo limitarti molto nelle scelte anche alimentari sì, però è l'unico modo per uscirne fuori quindi questi sono i consigli chiaramente bene molto eh, perché i due litri d'acqua al giorno sono obbligatori perché diluiscono le urine l'urina la parola deriva da urere che vuol dire bruciare e brucia eh quindi sì. se io la concentro che bevo 600 cc d'acqua al giorno creo un liquido infiammabile <ride> che chiaramente a 20 anni non me ne colgo, a 40 mi dà la prostatite Beh. E invece, il, un, diciamo un argomento un po' più delicato: il tumore alla prostata, come viene curato? Allora, è un argomento gigantesco perché io mando dei flash e sta cambiando un po' l'orientamento. Cioè, fino a poco tempo fa c'era la grossa prevenzione, che non sto dicendo di non fare, però, c'era il PSA fatto a tappeto, PSA sopra 4, è un tumore la biopsia. Allora ti dico: la presenza di un tumore è ben riconosciuto attraverso le tecniche diagnostiche con la classica visita fino a passare dall'ecografia alla risonanza magnetica, e con la biopsia, se è presente, oggigiorno può essere curato con le terapie chirurgiche, laparoscopiche, robot assistite, o con delle terapie alternative, ormonali o radianti. Però anche su questo è utile avere un confronto con l'urologo, perché non ti nascondo che adesso delle forme tumorali di basso grado, con un PSA non eccessivamente grado, possono essere anche solamente osservate limitando quindi alcune aggressioni chirurgiche che portano a quello che dicevamo oggi, ad esempio ok, rimuovo il tumore però poi ho l'incontinenza e l'impotenza. Mm -hmm. Non sto denigrando la chirurgia, eh? però è un discorso che va proprio seguito a stretto braccio con l'urologo. Comunque sicura con la terapia chirurgica certo. oggigiorno mini-invasiva perché la laparoscopia sono tre buchetti, robot assistita. E quindi in mani esperte eh, permette veramente di uscire anche dopo un paio di giorni dal, dall'intervento in perfetta continenza e potenza, bene. quando vengono mantenuti i fasci vascoloni. Però si può curare. Si può curare, Si bene. può curare, sì, va diagnosticata. <ride> ok Andrea, allora adesso non ti volevo chiudere, far chiudere l'argomento, però lanciamo 30 secondi di spot e ci vediamo per il rush finale. Va bene. divigo uno specialista e vuoi metterti al servizio dei tuoi pazienti? Bene, allora partecipa al nostro programma Medicina 3D, fatto apposta per dare luce alla tua professione e potrai diventare protagonista e dare i giusti consigli a tutti quei pazienti che soffrono di particolari patologie. Scrivici a info@mondohmultimedia.it oppure chiama il numero in sovraimpressione. Mi raccomando, vi aspetto. Eccoci qui Andrea. Allora siamo arrivati all'ultimo capitolo. L'ultimo all capitolo. C è sempre quindi... un ultimo capitolo. Mi quindi... dispiace, eh? no, Sì, me lo stavo divertendo veramente. Eh. <ride> Anche io mi stavo divertendo, eh. però purtroppo è tutta una fine, no? Quindi... Le rifaremo, le rifaremo. <ride> Lanciamo l'argomento finale. Allora, le domande più frequenti, quindi mm. quello che ti chiedo. Allora, prima di tutto, una cosa che spaventa spesso eh, gli uomini, i ragazzi, il sangue nelle urine. Sì, è la un capitolo è che può allarmarci l'uomo, anche la donna, quindi ti rispondo non come andrologo ma come urologo, e effettivamente può avere varie cause, non pensiamo subito al peggio, no? banalmente può esserci un processo infiammatorio infettivo, la cistite, nella donna spesso sì, è provoca sangue, sì. il movimento di microcalcoli quindi spesso accompagnati magari chiaramente anche della, da una sintomatologia abbastanza tipica. Però può esserci anche qualcos'altro, specialmente nel fumatore per cui l'ematuria deve essere sempre interpretata pensando al peggio e quindi studiando subito il paziente con un'ecografia, almeno un'ecografia renale e vescicale che se negativa l'ematuria, così si chiama, il sangue, l'ematuria sì. persiste anche con la uroTAC. Non è che adesso ogni e maturia si fa l'urotacca però ti parlo dei casi in cui il processo tende a ripresentarsi. Sì, se è una Altrimenti, cosa recidiva. Se è quindi... occasionale, ba, però io consiglierei sempre di subito, un esame urino, urinocultura, un'ecografia vescica renale Così di le cose pensare. più, sì, più gravi si escludono, per, scludono, sclude, non so, per sclude, stare esatto, tranquilli. Esatto, anche. è relativamente frequente e come andrologo, non ti nascondo, talvolta può capitare il sangue nel liquido seminale. Ah, e in quel caso? Anche questo nel giovane spesso è un segno di una banalissima prostatite nell'uomo invece ultra cinquantenne può invece segnare un danno della prostata per patologie ben più gravi. Quindi anche questo, Però sulla spermicoltura vedo spesso ecco, delle ansie particolari ma non ti nascondo che l'otorino dice vabbè ma è come soffiarsi il naso esce il sangue il paziente non sì. si spaventa nel liquido seminale invece sì. ci allarma subito invece anche qui con molta serenità perché se andiamo a studiare purtroppo sul web si linka sì, poi magari si Emospermia, pensa... Emospermia, tumore della prostata... Sì, subito si vanno a pensare esatto, alle cose che Esatto, invece non è assolutamente, anzi molto raramente nel giovane, quasi E per mai. quello infatti bisogna andare dallo specialista. Dobbiamo confrontarci un attimo. Allora, parlando di giovani mi viene in mente una cosa. Ormai que questi giovani capita spesso appunto che fanno uso di droghe. Sì. Questo può causare problemi, oltre ovviamente che si sa che fanno male, però possono provocare anche problemi sessuali? Sì, la sfera sessuale può essere colpita e le droghe più frequenti la cocaina, come sai è un vasocostrittore eh, spaventiamoli un po' così almeno eh, purtroppo ci spaventiamo realmente no? perché essendo un vasocostrittore va a colpire il primo organo vascolare delicato che è il pene è un gomitolo di capillari quindi l'uso o l'abuso di cocaina chiaramente provocherà nel giovane poi una disfunzione erettile non ti dico irreversibile ma quasi perché quindi poi può danno... causare anche impotenza assolutamente sì Assolutamente sì, droghe più leggere, come ad esempio la marijuana, si è visto ormai è sicuro che creano dei grossi danni alla fertilità e quindi si può compromettere poi la serenità della vita dei coppi. Perché diciamo che rallentano un po' gli spermatozoi. Influiscono sulla spermatogenesi in maniera seria, sì, come rallentano, diciamo, <ride> gli spermatozoi pigri. Diventano pigri, un po' <ride> che non ci stanno più con non la testa. Diciamo. Attenti, non, so, sono eh, non sono più attenti, non fanno il loro percorso dove devono andare, e poi proprio la spermatogenesi viene alterata, quindi possono anche non essere formati, quindi le droghe sulla ragazzi, uomini per favore evi no, evitate, no è compromettente sì. Evitate. al di là di tutti gli aspetti poi sociali ma anche nell'andrologia hanno dei grossi effetti negativi sì. poi mi viene in mente eh, invece l'igiene intima dell'uomo è così, diver essere così diversa l'igiene intima dalla donna? è diversa è diversa, è diversa. È diversa. Abbiamo parlato oggi anche chiaramente di aspetti che talvolta non tutti i pazienti considerano. Ti parlavo oggi della fimosi, no? del prepuzio che non scende bene. Io ho pazienti che hanno un prepuzio che non si scopre, quindi con difficoltà di detersione, di eh, pulizia del, del solco balano prepuziale che è al di sotto. Quindi già talvolta proprio un approccio del paziente. Su quello che è il metodo, essenzialmente l'uomo richiede un pH alcalino. Quindi, siccome noi maschietti spesso utilizziamo poi i detergenti intimi della compagna, sì, che invece spesso hanno un pH diversi. neutroacido che tende a combattere la candida, che è spesso molto frequente, sì. l'uomo invece dovrebbe utilizzare dei detergenti a pH alcalino. Quindi dovrebbero averne uno per loro, non usare Ma quello della fidanzata. C'è l'ingegnere maschile che ha un pH opposto a quello femminile. Noi non lo sappiamo e mi capitano spesso casi di dermatite scambiate per infezioni legate a dermatiti reattive alle sostanze chimiche e detergenti non idonee. Quindi questo è ecco, un piccolo, hai fatto bene a farmi questa domanda, è un, mh, una, una un, pillola, accorgimento un piccolo accorgimento che dobbiamo tenere presente. Senti, e quali altre domande più frequenti ti fanno in genere? Guarda, forse la domanda che spesso mi viene fatta, oltre ai tantissimi argomenti che abbiamo affrontato oggi, e non mi voglio ripetere, mh, il dolore al testicolo. Mm. Il dolore al testicolo è una delle domande, anche dei motivi di visita che spesso mi capita. E per riassumetelo brevemente, il testicolo può avere un dolore per cause che sono argomenti già oggi affrontati, quali il varicocele. Ah perché Oppure, può portare, spaventa perché può portare al tumore? Dora ti dico: spaventa, sempre la stessa cosa. Uno sai, poi rimangono anche delle notizie. Tempo fa un ciclista aveva avuto no? un tumore al testicolo e si era accolto. Allora, noi, poi, raccogliamo, il, il, il paziente spesso va in ansia su questo tipo di problema. E il dolore al testicolo deve mettere in allarme, in effetti. Le patologie più frequenti, come ti dicevo, possono essere il varicocele o la subtorsione, cioè un testicolo troppo mobile che si muove sul suo asse e può, in alcuni movimenti, soffrire perché è meno ossigenato. Come però, raro, però va visto, va detto, anche delle malattie più serie che possono esordire con un senso di fastidio e che, in effetti, con la visita l'ecografia le vengono subito individuate come anche, però non ti nascondo, anche una punta d'ernia può dare un dolore testicolare, ma sembra strano anche una prostatite che sembra nulla avere a che fare, la prostata, infiamma, la prostata è collegata al dotto deferente che collega la prostata al testicolo, quindi spesso un dolore testicolare può essere spia di una prostatite. Ok. Questa è una domanda frequente, altre molte le abbiamo già oggi affrontate, quindi insomma... E adesso, eh, però ne ho una ultima io da farti. Questo grande diciamo, mercato di pillole integratori ah. dell'amore, allora, sappiamo che su internet se ne trovano molti, sì. li comprano, anche a se ne fanno degli abusi, quali li consigli, eh, come, quali sono gli effetti, su cosa agiscono? Beh, come medico chiaramente devo rispettare poi delle linee anche di pensiero, no? quindi sì, non posso e diciamo così favorire anche solo mentalmente l'acquisto dei farmaci online, perché chiaramente per pudicizia molti di noi preferiscono un acquisto anonimo, però proprio questo l'uso, come tu hai detto, abuso, può creare poi anche delle dipendenze psicogene, perché io magari inizio a prendere la molecola per vedere com'è, per andare meglio, e poi dopo si crea una dipendenza, che spesso io ho pazienti con disfunzioni erettili perché ormai hanno la dipendenza da farmaco. E non avere in tasca, il, non ti dico i nomi commerciali, ma il sildenafil, il vardanafil, lì crea dei problemi. Le molecole oggigiorno comunque presenti sono quelle classiche, il sildenafil, il vardanafil il tadalafil. I nomi commerciali li posso fare, tanto vengono dette tutte: sì, il sì. vecchio Viagra, che adesso è commerciato come sildenafil generico, il Levitra, il Chalis e il nuovo nato che è lo Spedra. Sono le molecole che l'andrologo può utilizzare insieme al paziente, però spesso con approcci ben differenziati anche a scopo terapeutico. Ci sono anche delle novità. E da poco tempo è uscito un gel che praticamente equivale a quello che un tempo erano le iniezioni. Un tempo se i farmaci per bocca non funzionavano si potevano fare delle iniezioni nei corpi cavernosi che inducevano delle erezioni artificiali. Oggigiorno la stessa molecola è stata prodotta in gel che si inserisce nell'URE attraverso una, un po' di dispense non invasivo e che può essere un'alternativa valida in tutte quelle disfunzioni elettriche che non rispondono ai farmaci. C'è poi un mondo sempre più presente, eh, ma spesso utile anche dell'integrazione. Farmaci molecole naturali che provengono dalla fitoterapia, dalla medicina alternativa, che ad esempio l'arginina, la citrullina, anche il banalissimo e vecchio ginseng o altre molecole più interessanti, la inbina, sono tante, tante, spesso mixate, che possono favorire e, e controllare quelle modeste disfunzioni erettili che non hanno bisogno del farmaco. C'è anche un mercato estero molto C'è un mercato estero presente. sempre più pressante, sempre più presente, perché i costi sono sicuramente e più poi bassi. E si compra facilmente anche, sì, quindi per quello ho, anche si fa si ho abusa. Ho pazienti che per le loro professioni hanno occasione di andare all'estero e acquistano all'estero... Queste molecole. Devo dirti che in effetti il mercato qui da noi in Italia però talvolta ha un impegno economico elevato, per cui eh, l'uomo spesso però la ricerca. Ma comunque deve anche... essere lo specialista che deve. No, dobbiamo vedere richiedere... insieme assolutamente per la posologia, ma sì, come medico non posso dirti va bene, purtroppo quello non va fatto. Se oggigiorno ancora una richiesta che parta dallo specialista con delle posologie ben determinate. Il mercato estero c'è cioè, presente, specialmente nei popoli orientali. Esistono tante mole, il famoso Camagra lo posso dire tanto non è venduto, chi, chi torna dall'India si porta con sé. Ogni, anche in Africa, in Egitto c'è un grosso mercato eh, che conta, ripeto, l'alternativa è al, ai prezzi un po' eccessivi in Italia, che se venissero un po' abbassati forse indurrebbero di meno un acquisto all'estero. Però l'andrologo deve insieme al paziente decidere cosa, come, cosa. quando e perché. Esatto. Allora Andrea, io... Ti ringrazio. Io ringrazio, spero che voi per ti sei trovato bene, benissimo. benissimo, speriamo anche che i telespettatori da casa siano soddisfatti dei, Beh, dei tuoi consigli. Qualche messaggio l'abbiamo mandato. Io poi. da donna comunque anche sono soddisfatta, quindi potrò dir, consigliare al mio, al mio compagno di venire A da te per qualsiasi... qualche tuo amico, il tuo compagno, se ci sono problemi, mi auguro di no. Meno no, esatto meno, meno serve però insomma, è. se dovessero esserci degli è. spiragli, ti Anticipiamo. Posso, Anticipiamo. posso consigliare di venire da te. Ovviamente. Grazie per la fiducia. Allora, speriamo di averti di nuovo qui con noi. e vogliamo sì. ricordare i tuoi studi. Uno è in Viale Libia 120. Io a Roma, Viale Libia 120. Devo dire comodo perché sono di fronte alla metropolitana. Ah cioè ok, lì, quindi non c'è bisogno comodità. nemmeno del traff, di parche, no, dove parcheggiare la macchina. su quello sì, logisticamente. Per... Poi ho uno studio a Viterbo, che si trova su, sui miei siti, insomma lì è una città meno ansiogena, quindi il problema del parcheggio non esiste. E poi Rieti e L'Aquila, ma con una cadenza sicuramente meno pressante. Roma via Le Libia e Viterbo via Papa Giovanni, 21. <ride> Allora, speriamo di essere riusciti nel, nel nostro obiettivo, quindi, quello di informarvi tutti quanti sulle varie patologie e disturbi che ci possono essere. Quindi... Vi invitiamo ad andare dallo specialista. Mi raccomando, non esitate, non abbiate paura. Andate, ovviamente, io vi consiglio Andrea. però comunque, basta che andate da uno specialista e esatto, non, avete, esatto, non fate autodiagnosi. E cercare o... quello più indicato, quello più facile da raggiungere, quello con cui ci troviamo empaticamente bene. Sì. Esatto. E poi. Andrea, con Andrea sicuramente vi, trovate, vi potete trovare benissimo. Qualcuno spero di sì. Allora, Andrea, grazie, ti Andrea, ringrazio. Grazie buona a te, serata. Grazie a voi. E arrivederci a tutti. Grazie, buonasera. Thank <music> you. Un medico, uno specialista e vuoi metterti al servizio dei tuoi pazienti? Bene, allora partecipa al nostro programma Medicina 3D, fatto apposta per dare luce alla tua professione e potrai diventare protagonista e dare i giusti consigli a tutti quei pazienti che soffrono di particolari patologie. Scrivici a info oppure chiama il numero in sovraimpressione. Mi raccomando, vi aspetto!